attribuire questo premio oggi vuol dire ricordare mia figlia, ricordare quello che è stato per me, perché un papà con, per una figlia femmina, sempre un rapporto privilegiato. E poi per quello che è stato lei, per il mondo del rugby, per i suoi amici, per tutte quelle persone che a un certo punto si sono trovate senza più averla. Questo premio l'ho dato volentieri a Ilaria, anche non solo per quello che ha fatto, anche perché una ragazza che sarebbe una coetanea di mia figlia, fanno parte della stessa generazione, hanno iniziato a giocare a rugby, che erano poche centinaia se non 2000 ragazze in tutta Italia e si confrontavano con i maschi. Adesso è diventato un movimento strutturato, anche nelle difficoltà, anche nella pandemia. Quindi è come passare un testimone, dire mia figlia nel suo piccolo la sua parte l'ha fatta. Adesso sta a Ilaria e sta alle altre. Ringrazio innanzitutto il signor Braglia per questo premio e la sua testimonianza continua che ogni anno ci dà. Una testimonianza innanzitutto di fede e di speranza verso tutti. E, questo è trasmesso anche al movimento femminile e in questo momento attraverso la mia persona. Quindi lo ringrazio veramente tanto, non solamente per il premio, ma per quello che è e quello che vive tutti i giorni. Questo premio lo dedico alla mia squadra, perché un giocatore non è mai forte, è una squadra che è forte. Quindi lo dedico alle mie compagne e lo dedico soprattutto ai sacrifici che facciamo tutti i giorni per essere qui, ai sacrifici che il signor Braglia fa tutti i giorni ed è una cosa che ci accomuna a tutti. Il premio Braglia ci ricorda ogni anno, se ce n'è bisogno, nella realtà ogni giorno dovrebbe ricordarci quanto sia importante per la federazione lavorare perché giocatrici e giocatori possano vivere la propria passione con enorme sicurezza. E Rebecca aveva tantissima passione e questa passione va coltivata per onorare la memoria di Rebecca tramite questo premio e tutti i giorni in modo tale che tutti coloro che sono coinvolti nel garantire a chi gioca di poter giocare in sicurezza, questo possa avvenire con un senso di responsabilità individuale e tramite azioni concrete. E il premio serve proprio a questo, a ricordarci ogni giorno che dobbiamo lavorare per garantire la salute e il benessere di tutte e di tutti coloro che giocano a rugby.